cuore, buongiorno, buongiorno. Stamattina fa freddo, vabbè. Come si dice, questo è il periodo. Adesso deve fare freddo. Senti, ma mica ci sei rimasto male che non veniamo stasera? Eh no, perché sai, della risposta, no? Forse ci sei rimasto un po' così. No, sai cos'è il cuore? Alla fine, io quando è alle 8:30 sto ancora qua al lavoro. Allora, quando dobbiamo venire da qua? Esco prima e faccio tutto veloce di corsa, poi per venire là stare 5 minuti e poi ce ne dobbiamo tornare di nuovo. Ecco perché ti ho detto, visto che comunque venerdì è festa, sabato è festa, domenica è festa, quindi sto più tempo là, sto più tranquillo, vengo, mi rilasso. Dai, un po' di pazienza, dai. Vabbè, senti, niente, è nottata tranquilla, anche se mi sono svegliato al dolore del braccio. Eh sì, evidentemente avevo il braccio storto. Ah, mi sono svegliato proprio un dolore atroce. Sai, un dolore tipo certe volte, no? Quando giocavo all'epoca ai fu. Qualche volta mi sono preso qualche infiammazione al braccio, ecco quel dolore lì, insomma, quindi probabilmente stavo pensando che me l'ho fatto male a giocare, capito? E invece quello è perché stavo dormendo con il braccio storto. Va bene, va bene. Giuseppe mi ha mandato la foto che stamattina si è cambiato il cerottino. Ah, bello il film che mi sono visto ieri sera. Bello, sì, no, ma l'avevo già visto anni fa, infatti quello era del 2006. Ah, bello, bello, bello. Ah, e si parlava, sai, di infiltrati nelle bande e quant'altro, insomma. Addirittura infiltrati anche nella polizia. Quindi alla fine, anche se alla fine è un po' troppo ridicolo, vedi, quello spara a quello, 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 e non resta più nessuno. Diciamo che alla fine poteva essere un po' diversa, secondo me. Comunque, fatto bene. Niente qua, vediamo stamattina. Che... ieri poi mi sono sentito con un cliente che voleva un paio di auto e... no, prima mi disse, vabbè, quando sei disponibile chiamami, così vediamo come dobbiamo fare, come ci dobbiamo accordare e quant'altro. E poi alla fine lo chiamai ieri sera. Stava lavorando probabilmente, no? E mi rispose un po', no? Disse, vabbè Franco, ma stai tranquillo. Vabbè, dissi ok, non ci sono problemi. E poi gli mandi un messaggio e gli dici, ma io sto molto tranquillo. Quando vuoi fatti sentire tu. Vabbè, che devi fare qua? È così. È meglio non io quando sono negato a fare delle chiamate di lavoro per spingere la vendita, perché alla fine, vedi, si capovolgono le situazioni, anziché venire lui a cercare, capito? Mi trovo io a proporre e avendo delle risposte non proprio belle, insomma. Cioè, dire stai tranquillo, cioè, come a dire, che fretta c'è, capito? Vabbè, niente, andiamo avanti. Oggi ci dovremmo prendere il peso, vero cuore? Vediamo un po', vediamo come siamo andati stamattina, ok? Beh, dai, che tra qualche giorno iniziamo così, veramente, ci togliamo davanti questa cosa qua. Ma,
Vado là e ci aggiorniamo dopo, ok? Beh, fai una buona colazione, una bellissima giornata e aggiornami tu, insomma, fammi sapere. Ciao, voglio un bacio, un cuore e una bacio.